Allora, Pasquale, qui ho finito questa la visualizzazione di quello che verrà e alla finale in questo video ti faccio un po' vedere cosa ho fatto. Allora, togliamo un po' la visibilità di questi livelli qui. E quindi dal taglio ho aggruppato questi vettori qui. C'era uno che non si aggruppava bene, ma, e ancora mi dà, dice che c'è qualcosa di aperto qui, ma insomma sto facendo il lavoro senza problemi. Volevo dire che ho utilizzato la strategia, questa V-bit carving, vedi, nei percorsi qui, dopo ti spiego questa qui, perché con questa strategia noi possiamo scegliere un vettore, anzi scegliere una zona di lavorazione che io l'ho fatta un po' più grande, con questo contorno qui, e gli elementi, le forme, no? Le scritte, il simbolo e la scritta, in cui il percorso tensile prende e ti fa la V-bit, ma ti fa la V-bit, la apro qui, nella 2018 abbiamo l'opzione di assecondare l'utensile che stiamo usando, che è una tapered flat. Sarebbe una trapezoidale a punta piatta, okay? Di diametro 3.103, dopo l'angolo l'ho messo lì, ho creato un utensile per fare questo qui, editando un utensile senza grandi problemi. E in questa strategia qui abbiamo la possibilità di inserire un utensile di sgrossatura, chiamiamolo così, sempre 2D, ok? Senza necessità di fare il rilievo come tu l'avevi fatto, che questo sono operazioni 2D che dopo il risultato è il rilievo, no? Quindi ho fatto le forme, le scritte, il logo con questo vettore offsettato qui, ok? Vabbè, e ho fatto la V-bit carving, che adesso vediamo tutte e due qui, vedi, salveremo separati, ovvio, no? Ti salvo i percorsi, c'è questo che è quello da 3, andiamo a vederlo in una vista 3D, e ho cercato di indovinare un po', passo e affondo di questi utensili. Con quella da 3 sono andato, aspetta che apro la finestrella qui, con l'utensile di sgrossatura, chiamiamolo così, dentro la V-bit, sono stato conservativo, ma più per vedere se rimane più qualità qua, e lo step down non so se dopo voi aumentare o abbassare, ma non penso, perché tanto i tempi qua mi sembra che non siano lunghissimi, anche se ho usato velocità basse, ok? Quindi ho usato questa strategia qui della V-bit carving con utensili di sgrossatura accoppiato, eh? Quando tu stai, aspetta che spengo qua, quando tu stai per iniziare il lavoro, qua ci sono fori scarsi, qua dopo alla fine se vuoi usarli tu li usi, se no non c'è bisogno. Perché questo, tu devi prendere il tuo pezzo e tenerlo fissato su un piano, no? C'è un piano di legno lì, da 25-30 mm, un compensato, un tavolone, e avvitarlo sopra.
non prendendolo con una morsa, perché dopo magari la morsa nel taglio magari ti stringe e ti fa rompere l'utensile, può muoversi, insomma, dopo sai, è cilindrico, è rotondo, circolare, no? Il nostro biscotto lì. E quindi cosa cominciamo? Questi fuori dopo parlo ho fatto una spianata. La spianata l'ho fatta solo. Aspetta un attimo, togliamo la selezione di questi. E l'ho fatto solo attorno agli elementi, ok? Che sarebbe questa qui, la spianata, per livellare. Tu quando vai a lanciare, comincia con la Handmill da 3. No? La fresa dritta da 3, quella che mi hai fatto vedere, diametro 3, la piatta, tu nel biscottone di ottone tu poggi l'utensile lì, accendi il mandrino e fallo camminare piano, no? Riduci la velocità, fallo entrare 1 o 2 decimi dentro l'ottone, ok? E quello è il tuo 0Z. Bene, X e Y l'ho lasciato qui, in questo angolino qui, tu vedi là il cilindro dove va a finire, ok? È preciso in mezzo, vabbè, poi se si sposta qualcosina, un millimetro qua, un millimetro là, non è gravissimo, però sai che hai questa margine qua sotto, no? Quindi, fai questa spianata, anzi, io ti do già il percorso che inizia con questa spianata e tu, prima di accendere il mandrino e lanciare il percorso, tu poggia sopra la fetta di ottone, non mi viene il nome, vabbè, il biscotto, e fallo scendere di 1 o 2 decimi col mandrino acceso, ovvio. A quel punto azzera la Z, lo alzi e allora vai a lanciare la prima Handmill da 3, che adesso faccio l'ala. Detto il video, dopo se hai tempo di vedere il video, se no dopo non lo vedi, va bene, non c'è problema. Quando salvo vedrai che va a finire prima la 3 che fa questa spianata negli elementi, nelle forme, no? Logo e scritta. Dopodiché va a prendere la V-bit carving e quindi facciamo la spianata, simuliamo, vai così, stiamo a parlare di nulla. Simulo la spianata, che ovviamente qui è a zero, ma tu nel tuo materiale, nell'ottone, l'avrai affondato un decimo, hai pulito, no? Per togliere qualsiasi imperfezione che magari potessi avere. La collocazione dell'ottone sopra il banco, anche quando sarà perfetto, fai lo stesso, questo affondo di 1 o 2 decimi, è zero, quell'affondo lì ti spiana, ok? Con i vettori della spianata, questi qui, e in questa zona qui tu vieni a fare il zero dopo della V-bit, va bene? Quindi, dopodiché, togliamo i vettori, andiamo in sequenza, ti salvo assieme questa Handmill che farà gli scansi della V-bit, ok? Quindi ti mangia questa zona che vediamo qui, e dopo nella V-bit, oppure nella V-bit, chiamiamola il bulino, ho fatto un passo conservativo, l'affondo di 1 mm, penso che sull'ottone possa andare bene, tu metti 15.000 giri, perché, no? E ho messo bassa velocità, tu potrai aumentare e diminuire, intanto la velocità mandrino come quella di avanzamento a tuo piacimento, eh. Comunque penso che qui siamo su buoni fattori.
un po' d'aria sarebbe l'ideale. O stare lì a fianco mi sembra che ci metta poco. Con un po' d'olio, una spruzzatina d'olio ogni tanto, tanto per rinfrescare un po' l'utensile. Comunque è una cosa estemporanea, no? Che stai lavorando in metallo. Se l'hai già fatto, magari hai già un sistema qualsiasi di rubro, refrigerazione, che so io. Ma non è gravissimo se non ce l'hai. E quindi, dopodiché, lanciamo questo che ho fatto qua il conservativo, quindi 0,1 di passo di avanzamento qui, più che altro è per la sicurezza che dopo mangi tutto, no? Perché in realtà non è un 3D, perché lui va a sbattere il fianco dell'utensile in questa zona qui, in due passate, e fa un piattino sotto. Adesso facciamolo visibile così magari parliamo di qualcosa che vediamo. Ok? Vedi, queste zone qui, lui entrerà dentro il metallo. E quindi ho questo 1 mm qui, non so se dopo è troppo. Se tu vedi che entra troppo, tu basta venire qui, mettere 0,5 e ricalcolare e salvare al posto di questa V-bit, no? Che ti ho lasciato salvata, che ti mando. E qua è quella storia di fare una prova per vedere se va tutto bene, no? Ma vabbè, penso che magari ce la capiamo così. Simuliamo. C'è tanta roba da mangiare, ma siccome il passo laterale è 0,1, speriamo che l'utensile resista. Ok? Okay. E l'abbiamo fatto. V-bit, una spianatina, scasso con stesso percorso utensile, dopo la V-bit, e qua mi dice che la V-bit ci mette 20 minuti, ma aspetta un po' di più, perché magari qua i tempi, no, di questa, solo portandolo in macchina, magari qua, sai, diventa 0,5, diventa 1, dipendendo dalla macchina. Qua ho messo 1,500, siamo a 500, insomma, cioè, i tempi sono i tempi. Soggettati a aspettare che finisca. E abbiamo finito, abbiamo fatto il pezzo. Ok? Nel taglio, con la 3, se tu non hai 25 di profondità dell'utensile, e anche lavendolo sul metallo, fare un taglio dentro il blocco di materiale con utensili da 3 mm non è molto agevole. Quindi ti ho fatto un taglio di buona parte esterna, quello che ci riuscivo, no? Dove arrivava, no? Selezionando i due profiletti qui, adesso si selezionano, no? Adesso ti faccio vedere dove va a finire. E la fresa da 6 arriva fin qui. Ok? Questa è dopo la V-bit, cioè il taglio. Fai prima questo qui e dopo un secondo taglio con la fresa da 3 nella zona dove, in questi due tragitti qui, vedi che uniranno, qua stiamo vedendo il percorso tensili, invece di vederlo in linea centrale, nella vista 2D, vedi? La linea centrale, lo stiamo vedendo in colore pieno, dove l'utensile va a lavorare. Quindi, dopodiché, hai fatto il taglio con la 6, e dopo parliamo di come tenere il pezzo alla fine, vai. E lanci anche quello da 3 che ti va a fare.
attimo, solo la 6 non l'abbiamo lanciata, quindi lanciamola nella simulazione, ti avevo solo fatto vedere nella vista 2D. Lanciamo la 6, ok, ha tagliato, anche con la 6 se non mi sbaglio sono andato sul conservativo, è un po'. Quindi ho fatto con 3 e 3 di affondo e di passo laterale, tanto anche se il passo laterale nella profilatura non c'entra nulla. Comunque 3 e 3, ok? E sono rimasti questo pezzo qui senza tagliare. Uno l'avevo già lanciato, che è questo 3.1 qui, no? Che è questo qui che abbiamo simulato, dopo quest'altro qui, e finiamo qui, ok? E basta, finito. Ti ho fatto due piedini per tenere il pezzo più vicino possibile ai fori, e quindi adesso parliamo dei fori. Sì, tu hai voglia di fare questi fuori in macchina, puoi farli, no? Prendi, facciamo la simulazione e ho fatto il foro. Aspetta un attimo che ho il filo del mouse che si è attaccato qui. Ho fatto uno scasso, perché magari tu puoi farci infilare la testa della vite, no? Che vai a prendere questo blocco di ottone sul pezzo di legno lì. Dopo si ha il sistema di tenere il pezzo, va benissimo, anche una morsa, però la morsa ho paura che dopo si stringe, magari quando fa nel taglio può chiudersi e bloccare l'utensile e romperlo e rovinare il lavoro. Comunque facciamo lo scasso, ti avevo fatto uno scasso qui in sequenza e ti salvo come fori questi qui, ma però non devi usare per forza, basta un trapano e fai il foro, te l'ho fatto. Ti infili due vite lì, lo tieni, e ho cercato di metterci i piedini 3x3, 3 mm per 3 mm, vicino alla vite qui, ok? Che dopo, qui sopra non ho tolto la simulazione, volevo i vettori. Qua c'è l'ottone, no? Vedi? Cioè, qua fuori taglia quel pochettino, entra dentro e se c'è una vite qui, ti tieni questa vite, questi fori qui per la vite, puoi fare di qualsiasi dimensione che ti vuoi. Ho fatto un foro da 6, in realtà 6.1, no? Con l'utensile da 6. Che sarebbe la prima cosa da fare. Dopo cominci con la 3. Dopo vai con la V-bit, dopo cambio un'altra volta per la 6 per fare il taglio e alla fine la 3 per fare questi due pezzettini qua in mezzo. Quindi la prima cosa è fare questi due fori qui. Per tenere il pezzo, là decidi te se vuoi, vedi che qua i piedini sono dentro la zona del biscottone, no? Della toroide di ottone, vabbè. Se dopo hai dubbi, qualcosa mi chiedi, non è un problema. Qua salviamo, no? Quindi togliamo tutti dalla finestra di salvataggio e cominciamo. I fori non li salvo, tu se hai bisogno di salvarli, vieni qua e li salvi. Cioè, prima lo scasso di 25, ok? E dopo il foro da 4, così liberi spazio, anche perché il foro da 4 comincia a 4 e va a 25. Questo va da 25, da 4 a 25 e questo va fino a 4 solo, ok? Comunque non ci interessa. Ci interessano la spianata, vedi qua, spianata da 3, che dopo in sequenza, nello stesso percorso, salviamo anche, vedi qua, handmill della V-bit carving, vedi, sempre lo stesso utensile,
e ci fermiamo. Questo è, come chiamiamolo qui? Fragnite, chiamiamolo Fragnite. Pianata e scasso della Ubit. Scasso, chiamiamolo solo scasso per non confondere. Scasso e è una N1000 da 3.1. È la prima. Ok? Ovviamente se non fai fuori, se fai fuori devi usare la 6 prima. Capi? Dopo fini la 3. Fai quello scassino con la lotezza e la mandrino funzionando da 1-2 decimi sopra l'ottone, eccetera, eccetera. Ok, fragnetti spianata. Qua possiamo scrivere in maiuscolo se non dopo. Ok, spianata e scasso, salva. Togliamo da qui questi. Diamo con la trapezoidale a punta piatta, che sarebbe la tapered flat. Cioè, quando vai a fare un nuovo utensile in Artcam ti dà l'opzione di scegliere e per quell'utensile lì è tapered and flat. Comunque, salvati i dati a 30 gradi, il codolo e la punta piatta. Quindi, fragnite, questa è la trapezoidale punta piatta, ok? Da 3.1 di diametro, punta 0.3, io le scrivo così. Quindi tapered ball nose, che è quella elicoidale con la punta semisferica, io metto TBN, no? Tapered ball nose. La puoi chiamarli come vuoi. Vedendo il video vedi come lo salva. E salva e togliamo di là. Dopodiché siamo al taglio con l'utensile da 6 taglio N1000 da 6, facciamo salva, fatto a 25 che è tutto il materiale. Se dopo cioè devi capire, cioè, non hai bisogno del tagliente per forza da 25, però il codolo sì, no? E dopo se decidi di fare questo qui, un foro qualsiasi col trapano e mettere una vite, ricorda che devi fare almeno un foro un po' più grande all'inizio, non scasso, no? Per entrare la testa della vite, perché magari se hai l'utensile che va a piatto qui, preciso, sbatte nella vite. Ti fai prendere di sorpresa lì. Profilo da 6, taglio N1000 da 6, salva. Opla. Sì, l'avevo già salvato. Ha salvato, quindi vabbè. Lo riscriviamo. E questi sono i due vettori separati, perché dopo si intersecano, no, i contorni. E quindi potevo fare solo in due volte, se no dopo non c'era. No? E profilo taglio, e questo invece è il taglio da 3, ok, e salvo. Quindi questi sono i percorsi che adesso ti mando. Dopo si deve fare i fori, vedi un po', cioè posso farli pure qui, vabbè, non è un problema. Quindi mettiamo che da prima quello scasso che va fino a 4, seguito dallo scasso che va, e qui chiamiamoli fori grande, così non ti sbagli, che è la N1000 da 6. Okay? E ti ho salvato anche questi qui, anche se magari dopo non li utilizzo, ma meglio che li utilizzi, così fai un lavoro più pulito. La spianata l'abbiamo già salvata, e quindi abbiamo tutto salvato. Adesso ti manderò questo file qui completo, okay? Con la simulazione già salvata qui. Ho aumentato la risoluzione, che era di 2000, no? Vedi qua,
era di 2000, ho messo la risoluzione a 4000 e avevo fatto male. Due salvataggi, uno solo della VBIT per capire cos'è. Dopo la VBIT, no? Abbiamo detto che c'è in vista in Z. Questo profilo qui, no? Tieni la fine della VBIT. La VBIT e la 3 va a lavorare sta zona qui dentro di questo vettore qui, anche se non avrà nulla da lavorare, no? Come elemento scultoreo, no? Di rilievo. Comunque la funzione vuole un vettore di contorno e l'ho messo fuori dalla zona dove vogliamo tutto pulito, che è tutto là. Ah, penso che... penso che si capisce, no? Cosa ho fatto. Ho utilizzato la VBIT, niente di speciale. Vabbè. Sì, dopo, caro mio. Qua dobbiamo capire, fammi togliere la simulazione, così. Cestina. Dopo qua dobbiamo capire, sì, questi 2 mm sono sufficienti per fare quello che si deve fare, se dopo questo qui, no, nel momento che tu giri un attimino l'applic, no, l'istrumento che va scaldato per pressare sul legno, se quando vai a muoverlo un pochettino questo qua non ti dà problemi, a limiti qua si deve dopo abbassare, e per quello dico, è sempre una prova si deve fare. Comunque penso che così vada bene e speriamo bene. Ciao ciao.